Un piazzale largo Bertello affollato da atletiche e penne nere ha chiuso a Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo la prima edizione delle Alpiniadi estive 2014. Il motto Alpini un esempio per l'Italia, proclamato a Pordenone, è quindi stato messo in pratica tra le montagne piemontesi. Lì abbiamo fatto lo striscione, qui l'abbiamo dimostrato con i fatti, con gli atleti che si sono impegnati in tutte le gare, comprese anche quelle di calcio, dove si è visto certamente dell'agonismo, ma alla fine una festa per tutti. Una festa e una condivisione per tutti che sono per noi l'elemento fondamentale. Quello che mi ha fatto ancora più piacere è vedere tanti giovani insieme a tanti anziani e quindi veramente questa nostra associazione non ha paura del futuro. Neanch'io mi aspettavo tanta gente così, una risposta dalle sezioni soprattutto in maniera così massiccia, quindi sono oltremodo soddisfatto. In questi giorni abbiamo avuto un esempio straordinario di quello che è lo sport degli alpini. Abbiamo dato un esempio all'Italia di chi sono gli alpini anche solamente con lo sport. Questo è il messaggio che volevamo dare. Mi auguro che sia arrivato quello che nel cuore anche degli sportivi col cappello alpino esce, non solamente nelle adunate, ai monumenti, alle cerimonie tradizionali, ma anche con lo sport. 4 giorni di gare, ma soprattutto di amicizia tra le vallate di questa città che ha dato i natali alla prima compagnia di alpini nel 1873 e quindi legata alle penne nere da sempre. Su quelle montagne in cui molti alpini sono passati per servire la patria, le penne nere hanno gareggiato con lealtà e fratellanza. Sì, perché gli alpini non sono per dimenticare, ma sono per ricordare. E passando in quei sentieri, in quelle piccole stradine dove loro sono partiti per servire la patria e purtroppo non sono più tornati, noi con i nostri atleti abbiamo voluto passare in quel tracciato dove loro sono passati per andare via, per dare il contributo alla patria. 1734 gli atleti iscritti, 60 le sezioni, Cuneo quella più numerosa con 131 presenze, seguita da Torino, Sondrio, Bergamo e Verona. Ed è stata proprio la sezione cuneese ad aggiudicarsi questa prima edizione delle Alpiniadi estive. Alle sue spalle Sondrio e Bergamo. Dopo 10 anni di sacrifici ce l'abbiamo fatta. Non ne abbiamo mai fatti i primi, questa volta ci siamo riusciti nella nostra zona, nella nostra sezione di Cuneo. Siamo molto felici, ringrazio in particolare tutti gli atleti che sono stati loro i veri vincitori. Grazie di cuore. Borgo San Dalmazzo, Limone Piemonte, Chiusa Pesio e Cervasca, sedi delle gare di corsa e staffetta in montagna, duathlon e calcio, porteranno sicuramente nel cuore, ancora per tanto tempo, questa bellissima manifestazione sportiva.